Si prega di sostenere il canale. Grazie. L'AC Milan è uno dei club di calcio più storici al mondo. Fondato nel 1899 da Herbert Kilpin e Alfred Edwards, il club ha una lunga e ricca storia nel calcio italiano e internazionale. Il Milan ha vinto numerosi titoli nazionali, tra cui 18 titoli di Serie A e 5 Coppe Italia. A livello internazionale, il club ha avuto successo in competizioni come la Coppa dei Campioni, Champions League, vincendola 7 volte. Tra i periodi di grande successo ci sono gli anni 80 e 90, guidati da leggende come Franco Baresi, Paolo Maldini, Marco Van Basten e Ruud Gullit. Il club ha anche sperimentato successi recenti, vincendo la Serie A nella stagione 2010-2011 sotto la gestione di Massimiliano Allegri. L'AC Milan ha una rivalità storica con l'Inter, con il derby di Milano che è uno degli incontri più attesi nel calcio italiano. Nel corso degli anni, il Milan ha attraversato alti e bassi, ma rimane un pilastro nel panorama calcistico mondiale, noto per la sua tradizione vincente e il suo impegno verso l'eccellenza. Herbert Kilpin e Alfred Edwards sono figure chiave nella fondazione dell'AC Milan. Herbert Kilpin, un calciatore inglese, è considerato uno dei fondatori del Milan. Fu il primo capitano della squadra e svolse un ruolo significativo nella sua creazione nel 1899. Kilpin è spesso ricordato come l'uomo che ha fatto del Milan un grande club. Contribuì non solo come giocatore ma anche come leader nella formazione e nella promozione del club. Alfred Edwards, invece, era un imprenditore inglese e membro del consiglio direttivo del Milan all'atto della sua fondazione. La sua influenza e il suo coinvolgimento aiutarono a stabilire le basi organizzative e finanziarie del club. Entrambi questi uomini sono importanti nella storia iniziale del Milan, contribuendo a creare una delle squadre di calcio più iconiche al mondo. Il centro sportivo Vero Boeri, noto come Milanello, è il campo di allenamento dell'AC Milan. Tuttavia, San Siro potrebbe riferirsi allo stadio di San Siro, ufficialmente noto come Stadio Giuseppe Meazza, che è lo stadio principale condiviso tra l'AC Milan e l'Inter. San Siro è uno degli stadi più iconici al mondo e ha ospitato molte partite memorabili. Costruito nel 1926, ha subito diverse ristrutturazioni nel corso degli anni. La sua capacità e la sua atmosfera lo rendono un luogo speciale per i tifosi del calcio. Milanello, d'altra parte, è il luogo dove l'AC Milan svolge i suoi allenamenti e si trova a Carnago, nei pressi di Varese. È stato inaugurato nel 1963 e prende il nome da Vittore Catella, noto con il soprannome di Vero Boeri, uno degli uomini chiave nella storia del Milan. Entrambi questi luoghi sono importanti nell'identità e nella storia del Milan, rappresentando sia il cuore degli allenamenti che il palcoscenico principale per le partite casalinghe. L'AC Milan ha avuto il privilegio di avere numerosi giocatori eccezionali nella sua lunga storia. Alcuni degli attori più importanti, che hanno contribuito in modo significativo al successo e alla gloria del club, includono Paolo Maldini, un'icona del Milan. Maldini ha trascorso tutta la sua carriera con il club, diventando uno dei difensori più stimati nella storia del calcio. Franco Baresi, altro difensore leggendario, Baresi è stato una colonna portante del Milan e capitano della squadra durante molti successi. Alessandro Costacurta, come parte di una difesa formidabile, Costacurta ha contribuito a consolidare la reputazione difensiva del Milan. Kaká, il brasiliano ha vinto il pallone d'oro nel 2007 dopo una stagione straordinaria con il Milan, dimostrando talento e classe. Andriy Shevchenko, l'attaccante ucraino è stato uno dei migliori marcatori del Milan, con prestazioni eccezionali che lo hanno reso una figura chiave nel periodo di successo. Ruud Gullit, centrocampista olandese, Gullit è stato una figura dominante durante la fase di successo del Milan negli anni 80. Marco Van Basten, altro talento olandese, Van Basten è stato uno degli attaccanti più prolifici del suo tempo e ha avuto un impatto significativo sul Milan. Andrea Pirlo, centrocampista elegante, Pirlo ha contribuito al Milan con il suo stile di gioco sofisticato, diventando una figura chiave a centrocampo. Questi sono solo alcuni esempi, poiché la storia del Milan è ricca di giocatori straordinari che hanno lasciato un'impronta indelebile nella memoria dei tifosi e nella storia del calcio.
L'AC Milan ha diversi soprannomi che riflettono la sua storia e la sua reputazione nel mondo del calcio. Alcuni di questi soprannomi includono 1. Rossoneri. Questo soprannome si riferisce ai colori sociali della squadra, il rosso e il nero, che sono anche presenti nel logo e nella divisa del club. Rossoneri significa letteralmente rossi e neri in italiano. 2. Diavoli. L'AC Milan è spesso chiamato i Diavoli o Rossoneri Diavoli. Questo soprannome può essere collegato sia ai colori rossi e neri che richiamano un aspetto diabolico, sia al carattere aggressivo della squadra in campo. 3. Casciavite. Un soprannome dialettale milanese, Casciavite, significa letteralmente chiave inglese. Questo termine è spesso usato dai tifosi del Milan per identificare il club e i suoi sostenitori. 4. Devils. Questo soprannome in inglese è una trasposizione del termine diavoli e viene utilizzato anche internazionalmente per riferirsi all'AC Milan. 5. Magico Milan. Questo soprannome è associato alle epoche di successo del Milan, in particolare negli anni 80 e 90, quando la squadra ha vinto numerosi titoli nazionali e internazionali. Questi soprannomi riflettono la passione, la storia e l'identità unica dell'AC Milan nel mondo del calcio. L'AC Milan ha una lunga e ricca storia di successi, vincendo numerosi campionati nazionali e competizioni internazionali. Ecco un elenco dei principali trofei vinti dal Milan. Campionati nazionali, Serie A. 1. Serie A, 18 titoli, ultimo nel 2010-2011. Coppe nazionali. 1. Coppa Italia, 5 titoli, ultimo nel 2002-2003. Coppe internazionali. 1. Coppa dei Campioni, Champions League, 7 titoli, ultimo nel 2006-2007. 2. Coppa delle Coppe UEFA, 2 titoli, nel 1967, 1968 e 1972-1973. 3. Supercoppa UEFA, 5 titoli, ultimo nel 2007. 4. Coppa Intercontinentale, 3 titoli, nel 1969, 1989, 1990. 5. Coppa del Mondo per Club FIFA, 1 titolo, nel 2007. L'AC Milan ha avuto periodi di grande successo, in particolare negli anni 80 e 90, quando ha vinto multiple Coppe dei Campioni e Coppe Intercontinentali. La squadra ha contribuito a definire l'elite del calcio mondiale con le sue vittorie in competizioni nazionali e internazionali. Si prega di sostenere il canale, grazie.